Salute a tutti! Oggi facciamo la video ricetta delle briochine zuccherate. Queste brioche sono perfette per la colazione, ottime per la merenda e restano soffice per diversi giorni. Andiamo a vedere subito come prepararle. Per prima cosa sciogliamo 12 g di lievito in 240 g di latte tiepido. Sciogliamo bene il lievito. In una ciotola verso 150 g di farina 00, in più 250 g di farina 0, oppure Manitoba va bene lo stesso. Ottanta g di zucchero. Infine, il latte con il lievito. Per comodità utilizzo la planetaria, ma puoi impastare anche a mano. Ci vuole solo qualche minuto in più e un po' di olio di gomito. Impastiamo bene, fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. A questo punto aggiungiamo i 5 g di sale e lasciamo lavorare ancora per qualche minuto. Metto un goccio di estratto di vaniglia, ma puoi usare anche la vanillina in polvere. Infine chiudiamo l'impasto con i 40 g di burro a temperatura ambiente un po' per volta, fino a totale assorbimento nell'impasto. Vi ricordo che nella ricetta non sono presenti uova. Ottime, quindi per chi è intollerante. Una volta ottenuto una pasta non appiccicosa ed elastica, lo copro con un cannavaccio e lo lascio raddoppiare a temperatura ambiente, per circa 2 ore. Una volta trascorso il tempo indicato, staglio la pasta lievitata e raddoppiata, in pezzi da 60 g circa, formando delle palline. Puoi fare anche delle treccine, facendo un cordoncino e intrecciarlo. Dispongo su una teglia con carta forno e le lascio lievitare fino al raddoppio. Dopo circa 2 ore le nostre brioche saranno raddoppiate, spennello la superficie con del latte e zucchero semolato, così da renderle dorate dopo la cottura. Le brioche vanno in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Il mio consiglio è di non superare troppo i tempi di cottura, perché le brioche non dovranno colorire molto.
A questo punto le nostre brioche sono pronte, spalmate con della buona marmellata o Nutella. Inizierete la giornata alla grande. Se desiderate, potete preparare la pasta la sera prima di utilizzarla ed effettuare la seconda lievitazione in frigorifero. Il giorno seguente, una volta tolta dal frigorifero, lavorerete di nuovo la pasta prima di dividerla in tanti pezzi e dar loro la forma desiderata. Potete utilizzare questa pasta per confezionare brioche alla marmellata, al cioccolato, zuccherate o anche farcite con una pallina di gelato e, per una super colazione. A risentirci alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!